Ciao a tutti, sono Candida e benvenuti sul mio canale. Nel video di oggi voglio condividere con voi le prove che ho fatto di stampa su carta trasparente. E, dal momento che non è venuto subito tutto bene così al primo colpo, come sinceramente immaginavo, ma ho dovuto fare, insomma, provare degli accorgimenti, delle impostazioni di stampa, tutta una serie di cosine molto interessanti. Ho deciso, perché no, faccio un video così chi decide come me di stampare su carta trasparente magari fa un po' prima ed evita di perdere il tempo che ho perso io. Spero che apprezzerete questa cosa. Allora, io vi dico quello che ho fatto, così magari se volete provare, perché il risultato secondo me merita veramente tanto. Voi avrete sicuramente visto i video in cui si realizza il vellum con la cera o addirittura ho visto con l'olio per i bambini, dove appunto si passa l'olio su questi fogli di carta stampata su carta normale da fotocopiatrice, diventano trasparenti, poi bisogna farli asciugare, idem con la cera. Io non ho mai, vi dico sinceramente, non ho mai usato quel metodo perché non ho avuto il tempo di provarlo, anche se mi incuriosiva. Ho voluto fare una cosa un pochino più semplice, ho detto compro i fogli, stampo e vediamo un po' cosa viene fuori. Allora, innanzitutto vi faccio vedere il risultato di quello che ho stampato alla fine dopo le prove. Allora, ho utilizzato dei fogli chiaramente dei miei kit digitali, dei vari kit che ho disegnato per vedere un pochino il risultato. Ora facciamo così, vi metto i fogli su sfondo bianco, così avete idea di quello che ho stampato, altrimenti non si vede, però nello stesso tempo vi faccio vedere l'effetto. Credo che così sia chiarissimo. Guardate che bello l'effetto trasparente, io lo trovo fine da matti. E quindi ho provato vari fogli con vari colori proprio per capire se c'erano anche differenze stampando. E in effetti vi posso dire, per esempio, in questo caso si vede bene, ma forse in qualcos'altro si vede ancora meglio. Comunque la netta differenza tra i colori chiari e il colore scuro che prevale in maniera più decisa rispetto ad una stampa normale. Questo perché? Perché i colori chiari tendono a rimanere più tenui. Però secondo me l'effetto è, non so, a me piace un sacco. Infatti adesso nei prossimi lavori sicuramente vedrete qualcosina realizzata con questo metodo. Ma poi vi faccio vedere una cosa che ho intenzione di fare insieme a voi, veloce veloce, vediamo come viene. Questo è dell'ultimo kit Margherita. Guardate un po' la differenza. Troppo bella. Questo, ecco, qua si vede benissimo. Questo è il kit Peonia, per esempio. Ecco, vedete le macchie di colore scuro come risaltano tantissimo sullo sfondo chiaro, che una volta visto trasparente rimane proprio, lo avvicino un po' così si vede meglio, proprio appena appena si intravede. Però guardate la mia mano sotto, guardate che bello l'effetto. Qui ho fatto una stampa. Questa è anche molto bella perché rimane tutta tenue, perché era molto chiara con solo il nero che risalta. Guardate un po'. Questo di un mio kit Romantic Flowers, direi che si chiama. Questo l'avete visto in diversi lavori che ho realizzato, quindi guardate la rosa. Rimane veramente delicata sul. E questo, beh, questo è un'anteprima perché non l'avete ancora visto, perché non l'ho ancora pubblicato, lo sto finendo, ma è il kit Papaveri che sarà il mio prossimo kit digitale. Quindi guardate questo, il blu e i rossi come rimangono proprio smorzati, guardate che bello l'effetto. Ok, ora che vi ho fatto vedere il risultato, perché così almeno se vi piace vi viene anche voglia di provare, perché vi dico, a me piacciono molto, io le trovo delle cose veramente veramente belle, sia per i gianchi che per gli album, per abbellire le pagine, per creare delle copertine doppie sui libricini, cioè vengono delle cose molto fini. Adesso vi dico come le ho realizzate. Allora, innanzitutto io ho utilizzato questa carta trasparente, adesso ho la luce accesa, quindi è bello che tutto, ecco, facciamo così che così si vede, perché altrimenti c'è il riflesso della luce, perché la carta che la ricopre è trasparente, lucidissima.
Questa carta la trovate nel link dei prodotti consigliati nella descrizione del video. Sono 100 fogli trasparenti e hanno la particolarità, io li ho stampati con un aggetto di inchiostro. Quindi, la particolarità è che questi fogli sono sottilissimi. Ora io ve li faccio vedere perché faccio vedere come ho fatto per stampare. Allora, qua mi sono lasciata dentro il bigliettino per le impostazioni, così la prossima volta che devo fare il lavoro so già tutto. E adesso lo spiego anche a voi. Allora, vi dico la mia esperienza. Allora, questo è un foglio sottile, più sottile dei fogli da 80 grammi che si usano per la fotocopiatrice. Quindi non so se per questo motivo o per la... ma io penso proprio per il fatto che sia così sottile, a parte diciamo, la struttura della carta che è diversa, ma essendo molto sottile, nel momento in cui stampavo con la mia stampante, qualsiasi formato di carta, il foglio usciva fuori e non stampava nulla. Quindi cosa ho fatto? Ho dovuto attaccare il foglio. Ho fatto che attaccare il foglio ad un semplice foglio da 80 grammi, quello che si usa per le fotocopiatrici e che uso anche per stampare i miei kit quando devo fare delle cose particolari, perché sapete che i kit, la particolarità è che ve lo potete stampare sui vari fogli, dei vari spessori, dei vari modelli a secondo di quello che dovete fare, un'altra cosa molto, molto furba. E quindi questi sono i classici fogli da fotocopiatrice. Cosa ho fatto? Ho attaccato questo foglio sul mio sottile da 80 grammi. Ma come l'ho fatto? Ve lo faccio vedere perché una cosa, voi già starete dicendo, ma qui magari è una cosa complicata. No, cioè ve lo faccio proprio vedere. Ho semplicemente fatto questo. Ho dato proprio appena appena, guardate, senza calcare neanche tanto, due punti di colla stick e poi non ho fatto nient'altro che andare ad attaccare in maniera così giusta il mio foglio. Cioè, vedete che è un'operazione veramente veloce. Questo perché così quando il foglio passa nella stampante rimane attaccato, ma solo in questi due punti e in maniera veramente leggerissima e soprattutto solo da un lato. Chiaramente dovete fare questo lavoro nel punto, dalla parte di dove la stampante prende il foglio. Quindi, se avete quelle stampanti che prendono il foglio dal basso e lo ruotano, voi cosa fate? Attaccate il foglio, mettete chiaramente la parte trasparente stampabile verso il basso, perché le infilate nel cassetto, la vostra stampante si prende il foglio, passa al foglio, ruota e stamperà da questa parte. Se invece mettete la carta nel cassetto posteriore della stampante, è esattamente il contrario, cioè voi avete la parte attaccata che è questa qua sotto, infilate la carta così nel cassetto con la parte da stampare verso l'alto, perché praticamente la carta passa in questo modo e viene stampata. Quindi questa è una cosa che voi dovete valutare a seconda del tipo di stampante che avete. Però avete capito che bastano due semplici punti di colla dalla parte in cui la stampante si risucchia la carta. Dopodiché, stampato, voi questi due punti, io ho per sempre premuto troppo e siamo stati troppo a parlarne, vedete che si è un po' attaccata la carta ma non c'è problema, poi si toglie. Staccate la carta e siete a posto. La cosa importante che dovete fare, però, a parte incollare appunto i due fogli di carta uno sull'altro, sono le impostazioni della stampante. Allora, io non so voi, ma generalmente quando stampo la mia carta digitale, dando una risoluzione di stampa alta, posso stampare, anche se il supporto non è la carta fotografica, come se fosse carta fotografica. Quindi cosa fa? La stampante, la mia, stampa senza lasciare i bordini di margine intorno al foglio. Quando fate questo lavoro è importantissimo invece dare come impostazione di stampa, stampa su carta comune, in modo che quando voi stampate, la stampante vi lascia il bordino tutto attorno. Questo chiaramente capite che per quale motivo? Perché se voi non date questa opzione e fate in modo che la stampante stampi sul bordo, ogni volta che le testine della stampante arrivano sui bordi del foglio, che non sono un unico foglio, ma sono due fogli,
sì vicini ma non completamente appiccicati, potrebbero esserci dei problemi. Quindi mi raccomando, importantissima l'impostazione di stampa. Stampa su carta comune, dovete vedere il bordino bianco, che poi chiaramente sarà trasparente. E vi farò vedere adesso in una cosa che voglio fare, che utilizzerò un foglio dove non c'è neanche bisogno di rifilarlo. Però, per esempio, in questo foglio, vedete, l'effetto è questo. Sì, lo potete rifilare se volete, ma potete anche lasciarlo così, dipende un po' da quello che volete fare. Quindi, due punti di colla, carta da 80 grammi, sottile, incolliamo sui due punti il nostro foglio e impostazione della stampante carta comune affinché ci sia il bordino bianco intorno. Queste sono cose semplici ma fondamentali perché se non fate in questo modo potreste avere tutta una serie di problemi. Quindi, dal momento che ci sono passata prima io, ve lo dico così. Se volete provare, sapete già come comportarvi. Adesso volevo provare a fare una cosina per vedere anche l'effetto finale, insomma, di quello che viene, perché ho in mente ecco, per esempio, usiamo questo foglio vedete che ha la parte grigia che si vede in questo modo, ma è talmente simile che io la lascio così. Allora, volevo semplicemente fare facciamo così, semplicemente diciamo una specie di paginetta da, immaginate, da attaccare su un junk piuttosto che su un album, dove volete. Quindi guardate, lo faccio proprio semplicemente così, senza star lì a prendere. Allora, vediamo solo di andare dritti per evitare di fare una schifezza così subito subito, che per fare in fretta è un attimo che sbagliamo. Quindi pieghiamo così, ho piegato in tre, adesso poi vi faccio vedere meglio. Non l'ho fatto prima perché volevo farvi vedere il foglio ben aperto, però eccoci, l'abbiamo fatto. Allora, questo è il foglio, cioè avete visto, ho fatto proprio una cosa velocissima, senza metterci troppo tempo. Quindi abbiamo piegato in tre. A questo punto sarebbe un po' da rifilare perché magari viene un pochino più piccolino, ma lo lasciamo anche così, è proprio solo giusto una prova. E adesso volevo mettere, allora vediamo un po', avevo pensato di mettere un bottoncino qua così. Sì, allora intanto voglio fare una prova, spero di non fare una stupidaggine, ma vediamo, lo sto facendo così insieme a voi, voglio vedere, allora, voglio vedere l'effetto della carta strappata intanto, perché secondo me viene carina carina, quindi strappiamola, tanto questa si può strappare. Adesso un po', ok, prendiamo, ne strappo proprio poca perché magari dovevo strapparla prima per piegare poi, e piegando il tutto dopo veniva meglio, ma non importa, sapete che io faccio le cose così, va bene lo stesso. Guardate che bello, infatti immaginavo che mi sarebbe piaciuto l'effetto qui strappato. Allora, avevo in mente di Ho fatto, ve lo faccio vedere da vicino, ho creato questi sarebbero i timbri di ceralacca, ma io l'ho fatto con la colla, ho usato la colla dove ho messo dentro del glitter e poi ho creato questo timbrino, guardate che carino. Poi magari vi faccio un video veloce per farvi vedere come ho fatto, se vi interessa ditemelo nei commenti che lo preparo. Volevo utilizzare questo. Quindi questo timbro da mettere qui sul mio bottone e del nastro da per chiudere. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po' se ho del nastrino giallo. Secondo me non ce l'ho. Se non ce l'ho non importa, lo mettiamo bianco. Vediamo un po' se ci piace di più bianco. Ma no, arancione mi piace di più, bianco è troppo bianco.
un écru, écru. Vediamo questo. È troppo. No, niente, non ce l'ho. Va bene questo. Allora, perché volevo chiuderlo. Allora, facciamo così. Calcoliamo. Ok, taglio. Perfetto. Allora, cosa volevo fare? Volevo provare a fare una cosa, a mettere in risalto, perché io trovo che il trasparente è bello quando cioè è fondamentale poi quello che c'è sotto il trasparente, perché se noi mettiamo una cosa così, vedete, non si capisce quasi che c'è questo foglio trasparente, muore un po'. Allora ho rotto un pezzo di libro strappato, guardate che bello. Questo dà proprio l'effetto del trasparente, rimane fine e mette in risalto la carta che abbiamo utilizzato. Quindi cosa faccio? Allora, prima cosa vado con un pezzettino di biadesivo, no, biadesivo no, perché questa vi dico è veramente una prova che sto facendo, non ne ho ancora fatto nessuno. Il biadesivo no, perché è bianco e poi si vede essendo trasparente. Allora vado a mettere il mio nastro da bloccarlo. Ok, ora andiamo ad incollare la mia carta. Vediamo un po' se viene come avevo in mente, spero di sì. Ok. Quindi, è stata troppo veloce, si attacca benissimo, tra l'altro ve lo posso garantire perché in un attimo qua si attacca tutto. Ok. Guardate un po'. Bellina. Ok, così. E poi ho tagliato un pezzo di biadesivo a cui ho dato chiaramente uno spessore. Ho attaccato tanti pezzi di biadesivo uno sull'altro in modo da creare un piccolo spessore, perché altrimenti non riesco a bloccare il nastro. E adesso vado ad attaccare qua il mio biadesivo e sopra vado a mettere il mio timbrino. Guardate un po' così, in modo da, l'idea è questa, e adesso chiaramente qua dentro voi potete inserire poi, adesso non c'è nulla perché è solo giusto una prova veloce, però potete inserire dei fogli, delle qualcosina, quello che volete. Ok, ho creato lo spessore in modo così da poter bloccare in questo modo il mio nastrino. Guardate un po', è proprio una stupidaggine, però direi che è molto carina. Una cosa che voglio fare è tagliarlo perché è veramente troppo lungo e perde e non è tanto bello, e quindi questo lo faccio subito. Ok, decisamente più carina. Questo qua è il risultato finale. Per esempio, un'altra cosa che possiamo provare a fare, proprio così sui due piedi, creiamo una busta, quindi pieghiamo così, in questo modo. Andiamo a strappare, allora intanto accorciamo anche qui, togliamo i bordini, vedete che si taglia benissimo, è sottilissima questa carta, quindi veramente in un attimo tagliate tutto, quindi tagliamo i bordi, tagliamo anche questo, così visto che li abbiamo tagliati.
non si vedono più. Qua invece non li taglio perché ho in mente di strappare la mia carta in questo modo qua, perché è troppo bella questa carta strappata, mi piace un sacco. Allora, l'ho anche strappata in maniera irregolare, quindi pensate se vi mettete a farla un po', però non l'ho voluta, l'ho voluta fare un po' arrotondata, sì, diciamo che ci siamo, guardate un po', e qui con un bel timbro così, per esempio, facciamo una cosa. Allora prendiamo quella garza che è, eccola qua, eccoci, mettiamo un po' di garzina così, e qua invece ho il solito timbrino in cera lacca che ho già realizzato, e quindi questo lo attacchiamo con questa colla, magari così. Okay. Così rimane meglio, sono sicura che si attacca. Ok. Cioè, guardate voi in una frazione di secondo, in un attimo, che bello che è. Se voi mettete all'interno poi un qualcosa, adesso prendo un foglio così, una pagina del mio libro per esempio, vi faccio solo vedere l'effetto. Guardate che bello. A questo punto abbiamo realizzato due cosine veloci veloci veloci, anzi di più, però secondo me carine. Ditemi quello che ne pensate nei commenti. Spero di esservi stata di aiuto per utilizzare questi fogli e questa tecnica per stampare velocemente dei fogli trasparenti per abbellire i vostri lavori. Se avete dubbi o domande scrivetemi e cercherò di rispondervi più in fretta possibile. Come dico sempre, se avete piacere di iscrivervi al mio canale perché non l'avete ancora fatto, scrivetevi, così mi aiuterete a farlo crescere. E poi vi volevo ancora ricordare che ho attivato gli abbonamenti canali, quindi se avete voglia e piacere di darmi un supporto, iscrivetevi col mio abbonamento. A seconda degli abbonamenti ci sono diversi livelli di, diciamo, di cose che troverete per tipo di abbonamento, e spero che, insomma, vi piacciono anche i video che sto realizzando in quel settore, perché sono dei video veloci, carini, dove faccio vedere proprio delle cosine. In questo momento ho fatto soprattutto abbellimenti per album e junk. E detto questo, non vi rubo ulteriore tempo, vi auguro una buona giornata e ci vediamo con il prossimo lavoro. Ciao ciao!